Bene, buonasera, benvenuti. Allora, l'incontro di questa sera, che ha per tema il cyber risk per gli utilizzatori dei servizi finanziari, ha lo scopo di cercare un po' di coinvolgere su queste tematiche anche abbastanza tecniche e complesse un po' i cittadini, anche in un'ottica di cercare di essere più attenti, più vigili davanti alle imboscate che quotidianamente ci vengono tese. E direi che prima di iniziare sentiamo i saluti dei partner che hanno organizzato la serata. Comincerei da Colonnello Enna, presidente della sezione di Pordenone dell'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia. Qui passo la parola, grazie. Va bene così. Si sente? Perfetto. Buonasera a tutti i presenti, agli organizzatori, ai relatori. Porgo il saluto di tutta la sezione ANFI di Pordenone, i finanzieri congedo. E siamo lieti comunque di contribuire con la nostra presenza ad affrontare, diciamo, un tema così di rilevante importanza sociale come questo qua. Cercheremo chiaramente di dare il nostro contributo anche fuori da questo auditorium, con noi faccio presente, diciamo, se non si ha conoscenza, che abbiamo uno sportello antitruffe che è costituito sulla base di un protocollo d'intesa con l'Unione Consumatori Attivi e che è qui presente l'avvocato Buschiasis e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone e qui è presente il comandante Davide Cardia, colonnello. E quindi diciamo che siamo contenti, ecco, di essere presenti per dare un contributo, per apprendere pure noi, diciamo, da questi ulteriori approfondimenti che scaturiranno questo incontro e per fornire anche successivamente tutto quello che è possibile sotto forma di sportello, di ascolto, di orientamento, di informazione a coloro che ne avessero bisogno, in quanto ritengono magari di essere state vittime o comunque di sollecitazioni che possono dar luogo, diciamo, a tentativi di truffe o di truffe pure consumate, come spesso a volte succede. E tutti siamo a conoscenza della vastità del fenomeno delle truffe, chiaramente quelle più usuali, diciamo, sono le truffe attraverso le vendite porta a porta, vendite telefoniche attraverso mezzo del telefono con estorcendo magari un sito telefonico oppure anche su online, diciamo, attraverso magari scambi, compravendite di beni commerciali e poi magari ci si spinge a fare acquisti magari non tanto attenti e per cui poi ci si ritrova con merci magari contraffatte o comunque che non hanno le caratteristiche proprie che ci si aspettava. Ecco, queste colpiscono maggiormente, e questo lo dice la nostra esperienza pure, persone appartenenti a una fascia di età abbastanza avanzata, ma non solo. Diciamo questi soggetti soprattutto cosiddetti vulnerabili, per ragioni varie, cosiddetti vulnerabili perché magari non sono dotati di una, diciamo, dal punto di vista culturale o dell'informazione e conoscenza di strumenti idonei per poter fronteggiare questi fenomeni, no? E queste sollecitazioni criminose. Colpiscono però anche altre persone che possiamo ritenere attrezzate culturalmente e tante volte basta pensare, diciamo, all'opera di convincimento che questi soggetti così abili possono mettere in atto conoscendo bene dal punto di vista psicologico le persone che magari presentano determinati caratteri e quindi convincono, diciamo, a fare scambi, a fare investimenti per dire finanziari, per fare un esempio, o spinti dalla necessità di fare un acquisto perché di fare un'acquisizione finanziaria per difendere il proprio potere d'acquisto o altro, o per la prudenza che manca in questi approcci, e allora ci si ritrova, diciamo, a perdere un grosso capitale finanziario. Ecco. Più stringo e dico soltanto che adesso stiamo collegandomi a quello che ho detto all'inizio, adesso invece abbiamo a che fare con forme, diciamo, di criminalità, diciamo, un po' più sofisticata, e questo è il tema, penso, di stasera, no?
Per cui diciamo, adesso si usano chiaramente attraverso il mezzo del web, durante o tramite il web avvengono diciamo, imprudenze o per dovute o per imprudenza o perché la scarsa conoscenza di questi apparecchi informatici ci si avventa per istinto o per mancanza di prudenza appunto a fare degli atti diciamo, poco attenti per cui ci si ritrova diciamo, con persone che si impossessano di credenziali come password, PIN, possono accedere al proprio conto corrente, possono operare così e quindi subiamo queste sollecitazioni continue da parte di questi soggetti criminali. Ecco, quindi con questo ho finito il mio saluto, sono qui attento pure io ad ascoltare il relatore. Grazie, io qui ero in ordine alfabetico i saluti, ma visto che comincio anch'io per M, sostituisco Montanari che purtroppo c'era ieri al convegno, ma è andato via in condizioni un po' nel letto, sostanzialmente mi ha pregato di portare i saluti dell'Ateneo, quindi i saluti del Rettore che ha sostenuto fin dall'inizio questa iniziativa che l'Università di Udine ha messo in atto con il Comune di Pordenone, tutto il Festival, che è la quarta edizione, e i saluti di Montanari, che è il delegato dell'Università di Udine per la sede di Pordenone. Lo scopo del Festival è quello sostanzialmente di trasferire un po' le competenze, le esperienze che abbiamo maturato ormai da 7 anni a Banca e Finanza a Pordenone, quando ci siamo spostati, prima eravamo al corso a Udine, e cercare un po' di portare queste conoscenze, quindi l'educazione finanziaria, ai vari livelli. Ieri abbiamo fatto, quest'anno come novità, uno spettacolo teatrale per i bambini delle scuole elementari, che ha avuto molto successo, poi facciamo le scuole medie, le scuole superiori, l'università della terza età. Abbiamo fatto oggi tutta la giornata degli incontri professionali, stamattina con i commercialisti, pomeriggio con i consulenti finanziari prima e con i sindacati dei bancari. Cioè, cerchiamo un po' di andare a 360 gradi. L'incontro di stasera è dedicato alla cittadinanza in senso generale e ha come partnership, oltre all'associazione di cui ci ha appena parlato Enna, anche l'associazione San Valentino, di cui abbiamo qui la presidente Pennelli, a cui passo subito la parola per il saluto. Grazie. Grazie professor Miani. Io voglio ringraziare prima di tutti l'Università di Udine e il Comune di Pordenone che stanno facendo questo bel lavoro proprio in profondità di andare proprio a cercare tutti i modelli possibili per insegnare delle cose che devono essere poi acquisite dalle persone. E sono cose di genere molto diversificato da come ho visto anche nel programma. Noi qui, io rappresento l'Associazione San Valentino, che è un'associazione che ha parecchi soci, siamo credo sugli 850, ma è sempre un numero variabile perché ogni giorno ne arriva qualcuno di nuovo. E che target abbiamo? Abbiamo un target di over 60 principalmente, non che sia vietato l'accesso ai più giovani, ma naturalmente lavorano, si spera che tutti lavorino, e quindi noi ci dedichiamo a queste fasce di età, quindi dai 60 praticamente in su. In che modo? In che modo? Curando, dando delle opportunità per il loro benessere psicofisico, ma non solo, ci siamo allargati anche a cercare di formare, di informare queste persone sui pericoli e fra questi appunto il rischio di essere truffati sia nelle maniere più
conosciute, più comuni, ma la cosa interessante è proprio questa del cyber risk, dove la truffa, l'inganno, tante volte grossi dispiaceri arrivano attraverso la rete e attraverso i dispositivi che tutti usano con una certa tranquillità. Anche se ogni tanto adesso già si accorgono che arrivano delle chiamate sempre più frequenti da numeri sconosciuti e la gente ha deciso di non rispondere, cosa che va bene da un lato e dall'altra magari bisognerebbe conoscere meglio come ci si può tutelare. Per cui purtroppo questa sera il tempo non ci ha favorito perché parecchie persone avevano detto che avrebbero partecipato, però purtroppo la serata è andata così, ma io mi auguro che ci saranno altre occasioni. Qual è la nostra convinzione? Noi siamo convinti che la conoscenza e sia l'unica cosa che possa mettere veramente in guardia le persone. Bisogna conoscere per saperci difendere. E anche solo il fatto di rifiutare, di dire no e di non lasciarsi un po' abbindolare, no? Magari da chi ha una bella dialettica, ecco, può essere molto utile per le persone. Le chiamiamo fragili perché? Perché purtroppo l'età non perdona, no? L'età non perdona. E magari si è portati ad essere benevoli, il mondo non ce lo consente, quindi conoscere, la conoscenza, ecco. E quindi ringraziamo ancora il lavoro che l'Università di Udine assieme al Comune fa a favore di tutta la cittadinanza. Grazie a tutti. Allora, il tema del cyber risk è un tema quasi pervasivo, ormai non riguarda solo i servizi finanziari di cui ci occuperemo stasera, ma riguarda un'infinità di questioni, anche militari, di altro genere. E direi che sarebbe insomma illusorio trattarlo a 360 gradi. Però l'idea su cui abbiamo costruito questa chiacchierata è di inquadrare l'argomento, e qui abbiamo il primo relatore, che è il collega Miculan del Dipartimento di Matematica e Informatica e Fisica dell'Università di Udine, ma soprattutto è il direttore del laboratorio sul cyber risk, quindi ci dice cos'è l'oggetto, quali sono profili di fondo, da dove nasce questo problema. Nasce verosimilmente dalla digitalizzazione, perché prima avevamo rischi di altro genere, più tradizionali, ma in qualche modo replicati in questa dimensione digitale, perché il furto di prima adesso è diventato furto digitale, ma sempre furto è. Poi abbiamo il colonnello Candia, comandante provinciale della Guardia di Finanza, che tratterà il profilo in modo estremamente sintetico della repressione sostanzialmente, e l'avvocato Puscasis, in rappresentanza dell'Associazione Consumatori Attivi, come tutelare chi incorre in queste situazioni e come assisterlo anche in quello che si può fare. Purtroppo non sempre si può fare molto, perché se poi quelli che fanno la furbata sono lontano, all'estero, eccetera, non è detto che si possa ottenere molto. Ecco, direi più o meno degli interventi di 20 minuti e poi avremo magari tempo per qualche domanda, se c'è qualche curiosità o anche qualche precisazione da parte dei relatori. Io mi taccio e la parola al collega Miculan. Grazie, sì, va bene, funziona. Grazie per il gentile invito, sono sempre molto contento di partecipare a questi eventi che mi permettono appunto di cercare di scrivere un po' brevemente, introdurre la problematica della sicurezza informatica. E in effetti la situazione non è affatto allegra, basta vedere un po' le notizie
tutte lanci di stampa e comunicazione. Per esempio, qui ho preso qualche pezzettino, ho raccolto quello che avrete visto anche voi. No, attacchi cyber in crescita in Italia, 1411 nel 2023, in aumento del 29%. Attacchi informatici nel 2023 bloccate 45 milioni di email ad alto rischio. È vero che le truffe quando sono sempre avvenute e sono sempre state implementate, ma con la digitalizzazione queste sono aumentate a dismisura. Cioè questi numeri che vediamo in questa slide sono anche causate dal fatto che servizi che una volta erano meno accessibili sono stati digitalizzati per facilitare l'utilizzo da parte di utenti magari online, utilizzando strumenti informatici, eccetera. E questo è, guardate, è una regola standard. Man mano che si aumentano le funzionalità, man mano che si aumenta l'usabilità di un sistema, aumenta anche la sua fragilità, aumenta anche la sua sensibilità degli attacchi. Paradossalmente il sistema più robusto è quello che non fa niente. No. Teniamo spento il computer, non è attaccabile. Quindi, da un lato abbiamo il bisogno di facilitare l'utilizzo di questi strumenti, magari rendendoli accessibili, facili, soprattutto anche magari a persone fragili, come dicevamo prima, quindi magari con degli strumenti che siano tutto sommato user friendly, ma quegli stessi strumenti rendono poi anche il sistema più sensibile agli attacchi. Paradossalmente, l'interfaccia di login più user-friendly, sapete qual è? Secondo i canoni della Human Computer Interaction, sarebbe quella che quando voi siete la password e la sbagliate, lui ve la suggerisce. Perché così deve fare, lui la sa la password magari, dice, sai, se sei sbagliato, forse volevi dire questa. No? Dal punto di vista della facilità d'uso, sarebbe il top. No? La sicurezza no, direi. No? Vedete come sono contrapposizioni questi due effetti. Quindi la progettazione di questi sistemi deve sempre tenere conto anche di questi limiti, no? Altrimenti succedono questi numeri qua che vi ho citato. Potrei citarvi altri numeri, ieri avevo riportato questo report. Questo qua è il ENISA Threat Landscape. È un report che viene redatto ogni anno dal ENISA, che è praticamente la European Union Agency for Cyber Security. Pensate alla CN a livello europeo. E questo qui è freschissimo, è di settembre, è uscito tipo 2 settimane fa. No, e raccoglie i dati da fino a luglio 2024, pardon, fino a giugno 2024, da luglio 2023 a giugno 2024. Sono informazioni praticamente interessanti, appunto, confermano questo trend e anzi ne dimostrano aumento. E da questo report, no, si vede quali sono, per esempio, i settori più colpiti. Il più colpito in assoluto, sapete qual è? No, no, la pubblica amministrazione. Il secondo settore più colpito sono i trasporti. E il terzo, con il 9%, sono le banche. Le banche e i servizi finanziari. Poi seguire tutto il resto, altre decine e decine. No? Così. E non è un caso, ovviamente. No? Quindi sto parlando, comunque sono, pensate che il primo, il più settore, il più colpito è attorno al 13%. Quindi siamo a numeri molto vicini. E non è un caso, ovviamente. Allora, però, prima di andare avanti così, volevo spiegarvi che cos'è un pochino, in generale, la sicurezza informatica. No? Quindi ho questo qui. Cos'è la sicurezza informatica? Classicamente viene definita come la capacità di garantire tre principali proprietà. Proprietà che sono la riservatezza dei dati, quindi i dati che devono rimanere segreti, meno segreti, le vostre password, no? Informazioni private. L'integrità dei dati, cioè che qualcuno non vada a modificarli senza consenso. Quindi solo chi è autorizzato vada a modificare i dati, vada ad alterare le informazioni. E infine la disponibilità delle risorse, no? Quindi la availability. Quindi questi sono i tre grandi pilastri, i tre grandi fattori che uno vorrebbe avere su delle risorse. La domanda che noi ci chiediamo dopo, sì d'accordo, ma quali risorse?
quali sono gli oggetti di cui stiamo parlando. In informatica qualsiasi cosa, praticamente. E infatti il primo concetto che uno può pensare è l'information technology, cioè i dati. No? I dati sono tutte le informazioni che noi manteniamo sui nostri calcolatori, come questo, ad esempio il numero della carta di credito, ad esempio le nostre email, i contatti, la rubrica, no? I nostri contatti. Ad esempio una banca potrebbe, in questi sono i dati che memorizzano per esempio i conti correnti, eccetera. È chiaro che un attaccante potrebbe voler modificare questi dati, potrebbe fare un bonifico che non è legittimo, è un attacco di integrità, no? Okay. Oppure acquisire le credenziali che voi tenete salvate magari da quelle parte, forse un pochino incautamente, no? E quindi vengono acquisite queste informazioni per poi agire in maniera legittima. Va detto che non c'è solo questo dominio, no? Ci sono altri domini interessanti in cui ci sono altri tipi di informazioni. Uno importante al giorno d'oggi è l'operational technology, l'area cosiddetta produttiva. Nell'information technology i dati sono il focus d'attenzione della difesa dell'attacco. Nell'operational technology è diverso. L'operational technology è quando integriamo l'informatica con dei processi fisici. Quindi abbiamo ad esempio un controllo industriale, pensate a una pompa, un impianto industriale qualsiasi, un alto forno, eccetera, controllato da un calcolatore. È normalità, eh? Ormai al giorno d'oggi quasi tutti i processi industriali sono collegati, sono connessi da quel controllore elettronico. E non serve andare lontano, non serve andare alle fabbriche, basta andare in casa. Ormai la lavatrice, il forno, il frigorifero sono dei processi fisici che sono collegati e che sono controllati dal sistema elettronico. Ecco, pensate cosa succede se per esempio un attaccante riesce ad accendere il forno o aprire il gas. No? Non potrebbe essere un problema, serio. Cosa succede se un attaccante improvvisamente accende tutti i forni di tutto il Pordenone nello stesso momento? Salta la luce, no? Abbiamo un blackout di tutta la città, no? È un attacco alla rete in quel caso, ok? No? Ah, potrebbe farlo, no? Perché se per esempio se il forno è controllato, eh? Molte volte lo sono, infatti, molte volte ci sono questi impianti industriali. Qualcosa tipo quello, non ci volevo arrivare, quell'esempio lì, però è quello è l'esempio. Quello è un esempio, è un'applicazione di questo. A volte ci sono le cose, dipende dagli interessi che sono dietro. E infine l'ultimo settore che volevo citarvi, no? È quello invece sociale. Questo è molto importante, perché mentre qua, qui abbiamo i dati, qui abbiamo processi fisici che vogliamo attaccare, ormai, al giorno d'oggi, il confine tra la tecnologia e la società e l'economia, no, è estremamente labile, perché c'è un continuum. Ciò che succede a livello sociale viene riflesso nell'ambito tecnologico, sulle piattaforme, per esempio sui social, eccetera, e viceversa, qualcosa che magari viene veicolato e propagato su piattaforme tecnologiche hanno un riflesso a livello sociale. No? Qui menziono per esempio tutto il discorso delle fake news, no? Che è un esempio classico. Le fake news sono sempre esistite, intendiamoci. Socrate è morto per una fake news, okay? Quindi non è una novità. Solo che adesso sono estremamente più facili da veicolare, da produrre e da convogliare con un target molto preciso. Quindi io posso, ad esempio, andare a creare delle notizie ad hoc per alterare delle elezioni. E alla fine, attraverso un sistema tecnologico, posso causare una modifica fondamentale, però sociale, perché posso travolgere il risultato dell'elezione. No? Cambridge Analytica, ad esempio. Vedremo tra qualche giorno. Tra vedere quel giorno. Queste cose sono in atto, non è fatta scienza, si fa da anni. Non è fatta scienza.
Quindi qui in questo caso la risorsa, l'asset che si vuole colpire, che si vuole controllare, è addirittura la società stessa, no? L'economia, la finanza, sono asset critici. No? Quindi vedete, la situazione non è affatto allegra, no? Non è affatto allegra. E allora dice, come si fa a affrontare questo problema? Allora, vedo subito che la sicurezza informatica non è un prodotto. Non è qualcosa che si compra, si installa e finita lì. Non è un frigorifero, non è una macchina. La sicurezza informatica è un processo, è qualcosa che deve venire implementata continuamente da tutti gli attori. No? Praticamente si segue un ciclo come questo qua, come quello che vedete qui in questo ciclo. Bisogna identificare quali sono i nostri asset e chi può avere interesse a colpirli. No? Bisogna proteggerli questi asset. Non è possibile proteggere tutto, non esiste sicurezza al 100%, eh? Un sistema al 100% più sicuro è illusorio, poi solo quello spento, forse nemmeno quello, okay? Quindi la possibilità che ci siano degli attacchi rimane, piccola o grande che sia, per cui dobbiamo essere in grado anche di riconoscere quando viene un attacco. E non è banale questo, eh? Guardate, il tempo medio di riconoscimento degli attacchi nel 2023, no, è stato di 240 giorni. No? Cioè, quando si sono accorti, erano dentro dei sistemi già da 240 giorni, sono andato mesi. Okay. Quando ce ne sono accorti? No? Ok, non ho detto quando ce ne sono accorti, non lo sappiamo. Ok. L'esempio dei 4 anni, dei cosi, quindi questo è possibile riconoscere. E nel momento in cui abbiamo riconosciuto che c'è un attacco, dobbiamo avere delle strategie per rispondere a questi attacchi. Quindi avere delle strategie per recuperare, per rimediare, quindi avere già pianificato in anticipo come rispondere, cosa può succedere, non dopo, quando non è inutile chiudere la stalla quando sono scappati i buoi. Okay, bisogna avere già prima un piano predefinito. Ognuna di queste fasi è complessa, va detto, no? Non è roba fatta per i mestieri, per il mestiere, non è che si richiede, però è importante averle sotto mente. Quali sono le principali minacce informatiche? No? Sono sempre nuove, appunto. Potete leggere questo qui che sono 100 pagine, non ve lo consiglio, è una lettura abbastanza interessante, ma solo per noi che ci piacciono le tabelle. E vedrete che ci sono un sacco di... ogni anno si inventano nuovi tipi di attacchi. Però le categorie su per giù sono sempre le stesse. Social engineering e phishing sono sicuramente tutt'oggi ancora i vettori principali di attacchi. Social engineering significa essenzialmente riuscire a convincere qualcuno a fare qualcosa di sbagliato. Ci sono mille modi per riuscire ad arrivare a questo obiettivo. La tecnologia aiuta molto in questo, cioè aiuta i criminali in questo. No? Ok? Perché ci sono le mail, ormai le mail difficili di una volta, quelle scritte in italiano sgrammaticato, in mezzo, che non scrisce niente, dimenticate, non esistono più quelle. No? Adesso le mail difficili sono fatte molto molto bene, utilizzando l'intelligenza artificiale, spesse volte anche customizzando il contenuto per la singola persona. Quindi andando a cercare le informazioni sulla persona e quindi costruiscono una mail che così suona anche familiare con dei contenuti. No? E non esistono solo le mail, adesso sta andando appunto abbastanza, non è di moda perché è ancora abbastanza pesante da implementare, però chi può essere in posizioni particolari può essere soggetto a attacchi di voice phishing, cioè di phishing vocale. Cosa vuol dire? Che qualcuno mi chiama, no? E sento che mi conosce, mi comincia a parlarmi e riconosco la voce per un amico, potrebbe essere, non so, mia madre mi chiama, no? Ecco fatto, adesso non si vede più niente, si vede, no? Mia madre mi chiama, magari mi parla pure in friulano, no?
e mi chiedi per esempio, ah, mi sono dimenticata la password del conto corrente, mi aiuti, mi ricordi, cose così. La voce è esattamente quella di mia madre, io la riconosco, anche l'accento, tutto quanto, quindi io dico sì, dal telefono, così. E invece è voce sintetica, realizzata automaticamente usando meccanismi di intelligenza artificiale. No? Pochi giorni fa, un paio di mesi fa, un importante dirigente della Ferrari ha rischiato di cascare in questo tranello. No? È stato sventato per un pelo. No, perché sentiva che almeno la voce, la risposta non era immediata, c'era qualcuno dietro che stava, no, costruendo una risposta al volo. No? Okay? Quindi, per uno che però si salva, ce ne sono altri 10 che cascano. Okay? Quindi questo, ad esempio, sono tecniche di social engineering che sono state facilitate pesantemente dall'utilizzo della tecnologia. Poi ci sono attacchi di malware classico. Quindi qualcuno riesce ad inserire nei nostri calcolatori del software malevolo. Vuoi perché l'abbiamo scaricato da siti, non è, vuoi perché magari c'è arrivata la chiavetta USB dell'amico, vuoi questo, ci sono mille tecniche. Fatto sta che noi abbiamo installato sul computer un software che non dovrebbe esserci. E quello potrebbe spiarci, potrebbe contenere tutti e così via. E anche lì, un esempio classico sono i ransomware di questa categoria. I ransomware sono quei software, quei malware che cifrano, bloccano il funzionamento di una risorsa informatica, no? Una rete intera a volte, e chiedono un riscatto per sbloccare il sistema, no? Perché è tutto cifrato, quindi se noi paghiamo tot bitcoin su un certo indirizzo, che come vi diranno poi gli agenti della Guardia di Finanza, e poi è molto difficile comprare, insomma. Una volta pagato con bitcoin, è finita. Non creiamo aspettative, quindi lasciamo perdere. No? Quindi è così. E quindi questo è un vettore, per esempio, che è ancora fortissimo, anche perché è una fonte di remunerazione quasi garantita. È un po' in calo perché ultimamente, secondo i nostri report qua, è un po' caro ultimamente perché sembra che le vittime tendano a trovare soluzioni diverse rispetto a pagare, no? Perché insomma giustamente non si deve pagare, vero? Sarebbe piegarsi un ricatto, no? Okay. Però potete immaginare, mettetevi nei panni di un ospedale che magari è bloccato e ha il pronto soccorso chiuso, è un problema, no? È un problema serio. Qui, ecco, per esempio, evitare queste situazioni qua, delle giuste politiche, ma torniamo dopo, delle giuste procedure sono molto, molto importanti. Poi altri attacchi importanti, bene, sulle supply chain un po' tecnico, quello magari la saltiamo, è la manipolazione di informazione. La manipolazione di informazione invece è una caratteristica classica degli attacchi sociali, quindi le fake news e il controllo delle modifiche. No. Ok, quindi questo è un po' il panorama. Ma dove sono? Benissimo, va bene. Tra i denial service invece sono gli attacchi che mirano semplicemente a impedire l'utilizzo di un servizio, ma non danneggiano il servizio in sé. Quelli tutto sommato sono fastidiosi, ma non sono gravissimi. Del tipo, se il sito web è giù, vabbè, domani torna su. Ok, quello non è. Questo per quanto riguarda information technology. Quando abbiamo l'operation technology, quindi processi che sono collegati a processi produttivi, no? Denial of service è uno dei peggiori incubi, perché bloccare la produzione, che so, di un'acciaieria può causare, o di una raffineria, o in generale di un settore critico, tipo, non so, la griglia elettrica, cioè la rete di distribuzione elettrica, così può causare danni su larga scala. Quindi quelli effettivamente sono importanti. Abbiamo avuto un esempio ieri. No, non era un attacco quello dei treni, no? Sappiamo, è stato un incidente. Però avete visto come basta poco o niente per causare un danno ad una nazione. No? Vero? Quello di ieri, sto parlando di ieri. No? E non era voluto. Pensate se era voluto. No? E non è voluto. Ok. Tornando al discorso,
La sicurezza informatica è un processo e non un prodotto. Sono tre i pilastri fondamentali per implementare la sicurezza informatica: le persone, i processi e le tecnologie. Ok. Le persone sono il cardine della sicurezza, da prima dell'informazione, da prima dell'informatizzazione, da prima della digitalizzazione. Perché le nostre azioni fanno la differenza, quindi stare a conoscere, come giustamente diceva il nostro rappresentante, no? è conoscere i rischi e sapere riconoscere quali sono le azioni giuste e quelle sbagliate, è il primo passo, è la prima linea di difesa. Non rispondere mail, se arriva una mail sospetta, un sms sospetto, a chi non è arrivato? SMS, ciao papà, questo qui è il mio numero di telefono. A me sono arrivate almeno 3 o 4 copie di quell'SMS lì. Non è vero. Abbiamo saputo reagire perché sapevamo, abbiamo sentito le notizie, che quello era un SMS fasullo. Ma i primi che l'hanno ricevuto, secondo me, ci sono cascati in pieno. No? Perché non sapevano. Poi abbiamo saputo. Quindi bisogna avere un pochino di attenzione. Anche le azioni di ogni giorno, no? Quindi leggere la mail, le solite cose, non so ripetere. Processi, ecco, è importante. Quindi il modo di lavorare proprio è importante. Le procedure che instauriamo, le buone pratiche che seguiamo. Esempio banale, i backup. Alzi la mano chi fa i backup regolari. Io alzo la mano, ecco, no? Ok? Backup regolari, ok, bene, bravi. Anzi, la mano chi fa i backup secondo la strategia 3, 2, 1. Visto. Però c'è un'altra strategia. 3, 2, 1 significa che i dati importanti dovrebbero stare in 3 copie, no? In 2 posti fisici diversi, ok? Non sullo stesso computer, perché ci sono quelli che fanno il backup di testare sullo stesso computer, è molto male, no? E di cui una copia dovrebbe essere offline, quindi su un disco che poi stacco e metto da parte. 5 copie, sì, bravissimo. In 3 posti. La bida scontina dell'insia gli fa un baffo. Però magari mi casco comunque. No, benissimo. Ecco, queste sono procedure. E questa procedura, se ben instaurata, mi salva da un problema tipo ransomware. Vi cifrano il disco? Va bene, formattiamo il disco e recuperiamo il backup. Stiamo giù 2 ore, 3 ore, qualche è, poi recuperiamo. Luxottica si è salvata così, ha avuto un attacco ransomware 2 anni fa, giusto? Vero? Ha avuto un down di poche ore e poi ripristinato. Altre aziende invece sono rimaste in ginocchio. Quindi questi sono processi. Anche lì bisogna conoscere come funziona, cosa lavoriamo e capire dove sono i punti critici da migliorare. Terzo punto importante, le tecnologie, ovviamente. Cioè, la tecnologia ci offre il fianco agli attacchi, ma anche offre le tecniche di difesa. Quindi, ovviamente, il solito discorso, antivirus, firewall, intrusion detection system, che sono varie tecniche così. Torno a dire, non basta. Non pensate, ho installato l'antivirus, sono contento, sono salvo. No, troppo, è solo un aspetto alla medaglia. E in questo ambito, va detto, non abbiamo molto con l'intelligenza artificiale, perché le AI serve agli attaccanti per fregarci meglio, ma serve anche a chi difende per riconoscere meglio gli attacchi. No? Quindi, come sempre, gli strumenti di per sé sono neutri, dipende cosa se ne fa. Okay. E io penso che posso fermarmi qui e poi eventualmente possiamo fare delle domande per l'approfondimento. Grazie, quindi abbiamo inquadrato il problema, non siamo entrati specificatamente nelle problematiche finanziarie, ma è evidente che è uno dei terreni più fertili frequentati da quelli che vogliono trarre profitto da questo, no? Magari qualche balordo che vuole solo fare qualche sabotaggio potrebbe anche disinteressarsi del terreno finanziario, ma quelli che vogliono trarre profitto magari
si concentrano in questo segmento. Allora, repressione. Io avrei una domanda, non so fino a che punto possiamo aspettarci la risposta per anche questioni di riservatezza, ma insomma nei limiti dell'ecito. La repressione è anche ex ante o è solo ex post? Cioè voi anche fate un'attività preventiva oppure solo una volta che viene accertato qualcosa cercate di reprimere? Allora, grazie professore, intanto buonasera a tutti e a tutte quelle che hanno voluto sfidare il maltempo e l'orario forse non troppo comodo. Ringrazio l'Università di Udine, l'Associazione San Valentino e l'ANFI per aver voluto organizzare questo momento. Allora, la repressione è ex post, sicuramente dopo. Quello che possiamo fare è solamente l'educazione a una corretta attenzione a quelli che sono i fenomeni del momento. E tra l'altro una repressione ex post è difficile, perché gli strumenti che abbiamo, benché ampi, non sempre consentono di riuscire a reprimere l'illecito, perché chi fa questo tipo di attività non è il vicino della porta accanto, sono persone sparse sul territorio nazionale con ramificazioni internazionali che riescono a muoversi con estrema facilità e che quando riescono a colpire l'obiettivo, ossia a prendere le risorse finanziarie della vittima, riescono a trasferirle in tempo zero in paesi con cui la collaborazione non è agevolissima. Io questa sera vi racconterò due episodi, dopodiché per gli aspetti più tecnici passerò la parola al maresciallo aiutante Roberto Murenec, che è il nostro esperto di investigazioni forensi e data analysis. La situazione nel Friuli occidentale può sembrare una terra che forse non è toccata da questo tipo di fenomeni, ma in realtà quello che abbiamo registrato e continuiamo purtroppo a registrare è un'enorme leggerezza nei confronti dei fenomeni di truffe di carattere finanziario. Ricorderete tutti un anno e mezzo fa il fenomeno della New Financial Technology, che aveva proposto degli investimenti in Bitcoin tramite il passaparola, con due persone che nella provincia di Pordenone proponevano questa forma di investimento in criptovaluta con dei rendimenti del 10% mensili, rendimenti che una persona di normal senno dovrebbe rendersi conto che non possono essere possibili. Forse gli stupefacenti, il traffico di armi, la tratta di esseri umani danno rendimenti maggiori, ma il 10% mensile non è sicuramente un rendimento accettabile e legale. Fatto sta che le persone che invece hanno aderito a questo tipo di proposta sono state tantissime, anche nella provincia di Pordenone. Ma non solamente per la New Financial Technology, dove comunque tutto sommato inizialmente una forma di investimento in criptovalute c'era, perché l'investimento finanziario attira il friulano occidentale in maniera particolarmente alta. Abbiamo registrato almeno 40 denunce nel corso di 12 mesi, 40, con persone che hanno investito o pensato di investire somme fino a 90-100.000 euro, che hanno dissipato tutti i patrimoni, tutte le somme che avevano da parte. Pensionati che si sono giocati la liquidazione, pensando di stare investendo, e che hanno creduto all'imbonitore di turno che li ha convinti a installare sul loro computer un programma che si chiama AnyDesk, grazie al quale da remoto si riesce a entrare nel programma di home banking, nell'applicazione di gestione del conto finanziario e a svuotarlo in tempo zero. Questo quindi è un fenomeno che noi come combattiamo? Non combattiamo, di fatto prendiamo atto e vi assicuro che certe volte sentire certe storie in cui la persona non alla prima, non alla seconda, ma nemmeno alla terza si è resa conto di essere diventata vittima di truffa, la reazione che ci verrebbe da dire, ma tu non meriti neanche la tutela di carattere penale, perché abbi pazienza figlio mio, ma puoi non renderti conto che forse se dall'altra parte c'è qualcuno che non parla bene la tua lingua, che ti fa dei discorsi assurdi, perché quando queste persone cercavano di entrare in possesso delle loro somme, usciva fuori che c'era da pagare una teorica tassa a un'autorità non ben precisata, che era di carattere tributario, ma non si sapeva neanche di quale paese. E che per poter ricevere quindi indietro il capitale era necessario versare altri 5-6 mila euro.
E la maggior parte di queste persone li versano questi 5-6 mila euro, perché se ne hanno investiti 90 dicono, boh, vabbè, ne pagherò altri 5-6 mila e magari qualcosa recupero. Poi escono fuori altri 2.000 euro di bolli e solamente alla terza richiesta forse si rendono conto che probabilmente sono caduti vittima di truffa, ma per la vergogna non si presentano. E la vergogna può giocare brutti scherzi, perché quando persone si sono giocate il patrimonio di famiglia, mettersi davanti alla moglie, ai figli, ai nipoti, a spiegare che cosa è successo, mi rendo conto che è difficile. Mi è capitato personalmente con un amico di mio padre, qualche anno fa, un funzionario apicale della dogana, quindi una persona che aveva una professione alle spalle, si è giocata tutto, anche i soldi che aveva messo da parte per la figlia che doveva sposarsi, ed era sull'orlo del suicidio. Non è riuscito a recuperare neanche un centesimo, perché noi il massimo che siamo riusciti a fare è far condannare quella persona per esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Solo questo. Lui non ha avuto un centesimo indietro. Grazie a Dio poi è tornato sui suoi passi, la moglie e la figlia lo hanno perdonato, capito, compreso, quindi il ruolo della famiglia è stato importantissimo. Altra cosa che sta succedendo qui a Pordenone in questi ultimi giorni, ma vi assicuro nel resto d'Italia, perché poi leggendo i messaggi che arrivano dagli altri reparti del corpo è una cosa veramente estesissima, è un tentativo di truffa utilizzando la nostra divisa. C'è un certo maresciallo Arpino, perché questa è la generalità più adoperata, che chiama delle strutture alberghiere in tutto il territorio nazionale, è successo anche qui a due passi da dove siamo adesso, chiedendo una prenotazione per conto della Guardia di Finanza e di altri 5, 6, 10 colleghi di due o tre stanze per importi importanti. Di solito il conto arriva sui 1.500-1.800 euro. La struttura che, ahimè, forse pensando che dall'altra parte ci sia veramente un finanziere, prende la prenotazione, viene a un certo punto chiesta di poter essere subito pagata. Dice, guardi, paghiamo in anticipo, cosa che la pubblica amministrazione non fa, già è tanto che paga la pubblica amministrazione, ma di certo non paga in anticipo. Posso pagare in anticipo, dice il maresciallo Arpino, questa è la carta di credito, segni il numero e scali pure i 1.800 euro che le devo. L'albergatore lo fa, dopodiché il maresciallo Arpino il giorno dopo ritelefona e dice all'albergatore, guardi, devo annullare la prenotazione, mi riversi l'importo che le ho dato su questo IBAN. Dice, no, annullo l'operazione sulla carta di credito, no, me lo deve versare sull'IBAN. Allora qua fortunatamente gli albergatori hanno capito che c'è qualcosa che non va e quindi vengono a denunciare, perché l'operazione è o fatta con carte di credito rubate oppure è possibile annullare entro le 24 ore l'operazione, per cui la carta di credito non verrà mai addebitata, ma l'albergatore magari si trova ad aver fatto il versamento su un IBAN X ed aver pagato una somma che poi non gli tornerà mai più. Queste persone usano un trucco particolare che è lo spoofing, che prima il professor Mikulan ci ha accennato, in cui praticamente il chiamante, tramite le tecniche del VoIP, quindi della comunicazione telefonica attraverso VoIP, può essere deciso direttamente dal chiamante, quindi lui inserisce un numero effettivo di una nostra unità, di un nostro comando, e chi riceve la chiamata si trova nel caso di Pordenone 0434 19221 chiamante, dice, boh, sì, sarà la Guardia di Finanza, è di qua. Dopodiché, cosa può accadere? Che quella persona insiste nel dire, guardi da dove sto chiamando, il numero è questo, tenete presente, stiamo chiamando dal comando. La persona intelligente richiama poi quel numero e accerta in due semplici passaggi che nessun maresciallo Arpino ha chiamato da Pordenone, da Belluno, da Venezia o da qualunque posto d'Italia, e che quella è un'operazione fasolla. Quindi quella persona compie il reato di tentata truffa nei confronti dell'esercente, ma anche nel nostro caso di sostituzione di persone e di usurpazione di funzioni pubbliche, perché si è presentato come un appartenente al corpo quando appartenente al corpo non era. La spregiudicatezza di queste persone, poi chiudo e passo la parola al collega, è tale che la settimana scorsa una mia amica, ex compagna di classe di Roma, un medico primario dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, quindi anche qua io non parlo di persone che non hanno mai avuto a che fare con la pubblica amministrazione, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentato come dell'antifrode, un ispettore dell'antifrode, senza dire di quale amministrazione, e voleva che il figlio di questa mia amica, che era maggiorenne, aveva un suo conto corrente, andasse di corsa in posta perché aveva ricevuto un accredito sul conto corrente non dovuto e doveva immediatamente restituirlo pena azioni legali. Questa mia amica mi telefona e quindi io in diretta sentivo quest'altro disgraziato, perdonatemi il termine, ma veramente è una persona viscida e assolutamente non intimorita dal fatto che dall'altra parte c'era un finanziere,
continuava a dire no, ma io sono dell'antifrode. Ho detto, chiedigli di cosa, antifrode di cosa? Della dogana, della polizia postale, della guardia di finanza, posto che noi non abbiamo un reparto antifrode. E nonostante io stessi rassicurando la mia interlocutrice, lei è andata completamente nel panico, perché la minaccia di azioni legali che questo continuava a fare, che io sentivo, perché il telefono era in viva voce, la spaventava più delle mie rassicurazioni. Allora è chiaro che, come ha detto la Presidente, non è questione solamente di fragilità, non è questione di età, è questione di come riescono a porsi queste persone e, come ci ha detto il professor Miculan, studiano la situazione. Qua c'è una valutazione di qual è l'obiettivo. E l'obiettivo a questo punto può essere il ragazzo di 18 anni, perché il primo a essere chiamato è stato il figlio, che poi ha passato la telefonata alla madre, e qualunque persona sul nostro territorio nazionale. Quindi la nostra è una raccomandazione a fare attenzione, ad essere prudenti, magari anche scostanti al telefono se la cosa non vi convince. E se avete perplessità, chiamateci. Una mano ve la possiamo dare. Anche se vi chiama il maresciallo Arpino, dice, ma maresciallo, ma lei dove fa servizio? Esattamente, dice, faccio servizio al nucleo di polizia economico-finanziaria di Pordenone. Allora guardi maresciallo, se non le dispiace, metto giù e la richiamo in caserma. Anche fosse realmente un maresciallo in servizio, non si può offendere per una cosa del genere, perché la vostra è una dovuta cautela per cercare di tutelare quello che avete messo da parte coscienziosamente in anni di lavoro e di sacrifici. Quindi io passo la parola al collega e poi, se vogliamo fare domande e dibattiti, siamo qua a vostra disposizione. Grazie. Ringrazio l'Università di Udine e il Comune di Pordenone per l'invito. E mi unisco innanzitutto a quello che diceva il colonnello Cardia, il comandante, dove è vero che la nostra attività prevalentemente è repressiva. Consideriamo anche un po' una parte anche preventiva, questi eventi di poter parlare liberamente e cercare di capire quali sono le problematiche che si possono verificare quotidianamente, quindi nella quotidianità. E contemporaneamente mi viene da dire anche un'altra modalità preventiva potrebbe essere è quella di denunciare, perché anche se la problematica magari relativa al cittadino magari non viene soddisfatta immediatamente, unitamente ad altre denunce fatte da altre persone si possono capire una serie di filiere che magari inizialmente non vengono conosciute. Quindi queste le considero un po' attività preventive. Poi per quanto riguarda il cyber risk e diciamo quindi i rischi che sono derivanti da questa attività, mi viene da pensare anche ad esempi che ci sono capitati, dove non c'è solo ed esclusivamente l'attacco che viene perpetrato nei confronti della persona che cerca di fare degli investimenti, ma è capitato anche che qualcuno, nello stesso soggetto che è caduto in tentazione, contemporaneamente attraverso una ricerca fatta su Google, si imbatte in qualche fantomatico avvocato convinto di potergli aiutare a soddisfare la sua pretesa e contemporaneamente gli spilla altri soldi e produce addirittura proprio delle informative che vengono depositate alla procura e contemporaneamente quindi si continua a perpetrare l'intento. Oggi quello di cui parliamo in materia è quello che diciamo di la digital economy, dove nell'ambito della digital economy, lo diceva il professor Miculan, abbiamo un acquisto di beni e uno scambio di beni e servizi, dove in realtà fondamentalmente vengono corrisposte due tipologie di corrispondenze. Abbiamo denaro, ma possono essere in senso lato anche il Bitcoin, quindi le monete virtuali che cominciano ad avere comunque una loro connotazione anche normativa, e in più abbiamo uno scambio che spesso non conosciamo di dati personali, e quindi dobbiamo stare attenti anche a questo, perché in realtà i nostri dispositivi che oramai contengono la nostra storia, soprattutto gli smartphone, è che sotto l'aspetto giuridico creano un sacco di criticità anche nelle acquisizioni di quei dati, in realtà scambiano dati in continuazione.
Nell'ambito della digital economy abbiamo si è avuta la digitalizzazione del lavoro, spinta probabilmente anche in parte dal Covid e dal fatto dello smart working, e un insieme di servizi. E inoltre abbiamo anche la digitalizzazione dei dati che avviene attraverso i social network. Se guardiamo solo al lato economico, la digitalizzazione dei servizi in realtà è un precursore, perché prima ancora che si parlasse di servizi, in realtà praticamente avuto una serie di riflessi. Abbiamo aumentato la fruizione dei servizi online, abbiamo aumentato l'utilizzo dei titoli di credito elettronici, abbiamo avuto un aumento nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, che lo facciamo direttamente da casa o comunque diciamo da qualsiasi parte dove noi ci troviamo, esempio Amazon. Ci sono anche una serie di benefici. Non direi tutti i benefici, nel senso che abbiamo reso più veloce il nostro lavoro, la circolazione dei beni e dei servizi, la creazione di nuovi bisogni, anche indotti sotto certi aspetti, ma anche la creazione di nuove figure professionali, perché comunque alcune vanno via via scemando, altre invece se ne stanno costruendo. Per esempio, nelle aziende, la nascita dei CISO o i responsabili anche in ambito di cyber security. Quindi abbiamo la nascita di un cyberspazio. Si parla di cyberspazio come un luogo di aggressione, non è quindi solo un luogo positivo, ma anche un luogo di aggressione per finalità geopolitiche, economiche e anche puramente criminali. Nell'ambito di questa criminalità parliamo di hacker, non con il concetto di un tempo che era magari l'appassionato di informatica che si divertiva a bucare la rete, non lo poteva fare, però comunque lo faceva, e magari come negli Stati Uniti veniva preso subito dall'FBI, magari o assunto in qualche corpo, e invece oggi abbiamo un insieme di soggetti dove la criminalità si evolve rapidamente, adotta tecniche sempre più sofisticate, si rivolge ad un insieme di soggetti che siamo tutti noi, società, intesa quindi come imprese, come organizzazioni private e anche pubbliche, ma soprattutto cittadini. Pertanto, nell'ambito di questo cyberspazio, la criminalità, che sembra una persone che sanno di cosa stanno parlando, in realtà possiamo trovarci di fronte all'utilizzo di tecnologie, perché qualcuno fornisce tecnologie e servizi, anche persone che non sanno di informatica e che magari le utilizzano per fini diversi, anche illeciti. Soprattutto abbiamo tecnologie, a maggior ragione il trend comincia ad essere sempre più pressante con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con l'utilizzo dei computer quantistici, quindi che magari vengono utilizzati per minare e quindi creare nuovi bitcoin. Vi faccio un trend che aveva iniziato il professor Miculan, dove se ci riferiamo per esempio a dati più recenti, 2023-2024, il CLUSIT, l'organo che si occupa della sicurezza informatica, tra il 2019 e il 2023 ci sono stati 653 attacchi, e quando parliamo di attacchi vi ricordo che si parla di quelli che sono conosciuti, perché vengono denunciati, perché ci sono tutta una serie di attacchi che magari per motivi reputazionali non vengono denunciati. Ci sono incidenti rilevati nel 2024, più 65%. Questo trend è in via sempre più progressiva, e inoltre l'Italia è una delle più colpite, più del 12%. Dimostrando quindi una scarsa capacità da parte delle aziende di proteggersi in maniera adeguata. Di questi attacchi la maggior parte, vedete, è il cybercrime, phishing o comunque metodologie di social engineering, il vishing e il ransomware. Ci sono fenomeni, non solo questi sono tra i principali attacchi, ma ci sono anche fenomeni geopolitici legati all'attivismo. Ci sono problemi di criticità legati al sabotaggio in misura minore e sicuramente anche di tecniche di warfare.
Ci sono nelle distribuzioni delle tecniche d'attacco, ci sono malware, ci sono anche situazioni sconosciute, ma ci sono anche quelli che chiamavamo, diciamo, fenomeni di phishing e social engineering, o attacchi, o anche attacchi DOS. Vi richiamo, oltre al Clusit, se guardiamo anche Banca d'Italia, per esempio il 90% delle imprese, e questo mi sembrava abbastanza significativo, che il 90% delle imprese è consapevole delle possibilità di subire un attacco informatico, ma se guardate bene distinguiamo anche tra aziende strutturate che conoscono quindi il fenomeno, si riparano creando, diciamo, delle strategie di cybersicurezza, creando delle unità di pronto intervento per sapere come poter intervenire nei tempi più brevi nel momento in cui si verifica un attacco informatico, ma anche troviamo anche aziende che magari hanno già subito un attacco informatico e quindi cercano di investire in strategie di cybersicurezza. Però in realtà le PMI, per esempio, visto che noi come realtà siamo fatti prettamente da PMI, in realtà molti non ritengono la cybersicurezza un costo e di conseguenza molti non investono in questo settore, o comunque investono solo marginalmente. Pertanto, oppure pensano che il proprio settore non venga colpito, perché fin dei conti è un settore magari diverso, marginale, e quindi pensano di non essere colpiti. Vi presento dati della CN, neocostituita Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, fin dei conti nata nel 2021, anche loro stilano un rapporto e nel loro rapporto indicano annuale un aumento consistente degli incidenti segnalati nel 2023, 300 contro 126, ma in realtà ce ne sono molti di più, e in tutti i settori economici, in primis il ransomware, che quindi per richiedere il riscatto dei dati, ma nulla vieta che ci siano problemi alle infrastrutture informatiche con attacchi di DOS, oppure la presentazione, l'utilizzo di tecniche di malware o di phishing. Direi più che altro nell'ambito del phishing, più attacchi back, business email compromise, che sono quelli che riguardano un po' la posta elettronica e vanno ad incidere nell'ambito soprattutto magari delle forme strategiche aziendali. Per le PMI, dicevo, il fenomeno è sottostimato, si tende a non segnalare, ed è questo forse uno dei problemi, anche se bisogna considerare che anche per strategia aziendale ci sono aziende che preferiscono segnalare dimostrando che il loro sistema, pur essendo stato bucato, magari dimostrano anche una certa affiliazione da parte delle persone, da parte dei cittadini. Tendenze che riguardano tanto la parte nazionale quanto la parte internazionale, e il settore finanziario in realtà diventa quello l'obiettivo privilegiato da parte dei criminali. Perché? Perché c'è alta tecnologia, perché c'è, diciamo, una forte interdipendenza tra gli operatori della comunità e comunque, diciamo, anche gli stretti cittadini che hanno i loro conti correnti oltre che le aziende, e perché, diciamo, c'è un certo valore economico e che quindi tendenzialmente dovrebbe essere maggiormente tutelato. Attacchi informatici, lo diceva prima il professor Miculan, che rischiano di compromettere quella che è effettivamente la triade dell'informazione, la confidenzialità o la riservatezza, quindi la necessità di garantire la privacy e l'utilizzo dei propri dati, l'integrità, quindi l'abilità di impedire che i nostri dati vengano modificati o cancellati, la disponibilità intesa in qualsiasi momento di utilizzabilità di quei dati. In fin dei conti, oggi come oggi, siamo abituati ad uscire di casa e attraverso il cellulare è il mezzo per poter accedere al dato informatico. Quali sono le forme di attacco? Dicevamo lo spam, il malware, il phishing o spray phishing, cioè la pesca a strascico, lo spear phishing e le back o scams, quindi quelle che riguardano le aziende. O ci sono anche altri tentativi ad Advanced Persistent Threat. Perché, tra le forme di attacco quindi informatico-finanziario, che sono capaci di coinvolgere quindi tanto le aziende quanto i privati, ve ne cito alcune, diciamo che fanno uso di tecniche di social engineering, il phishing, quindi la truffa perpetrata attraverso le mail, lo so che sono magari
parlo in modo semplice senza andare eccessivamente nel concetto, però per farvelo capire, lo smishing come truffa che viene avviata perpetrata attraverso l'utilizzo di un SMS, oppure il phishing, sfruttando invece la voice o il voice. Perché diciamo, parliamo di phishing? E diciamo, perché siamo spesso attaccati attraverso, viene attaccata la nostra posta elettronica? Per un motivo molto semplice, per il protocollo SMTP che coinvolge in realtà la nostra posta. Perché comunque la mail è diventata da uno strumento di comunicazione è diventata invece un vettore di minacce cibernetiche. Per quale motivo? Perché la vittima praticamente non si accorge della mail che gli viene arrivata, che gli arriva, la mail del destinatario non se ne accorge della mail che gli arriva dal mittente, perché non c'è un controllo. Ma perché non c'è questo controllo? Per il semplice fatto che il protocollo SMTP che regola, diciamo, gli scambi e le comunicazioni all'interno della posta elettronica non è stato creato per fare sicurezza, ma è stato creato per aiutare e velocizzare la comunicazione. Per cui alla base di quel protocollo non c'era nessuna autenticazione, diciamo, del mittente, non c'è, diciamo, nessuna riservatezza nel suo contenuto, non c'è nessuna verifica dell'integrità del luogo del percorso che la mail fa e che arriva al destinatario, e non c'è nessuna protezione dei messaggi, sui messaggi indesiderati. Ci sono oggi, siccome quel protocollo non si può implementarlo, è semplificato ma costerebbe tantissimo implementarlo, allora vengono utilizzate delle tecniche a posteriori per poter fare in modo che le mail vengano inserite, cestinate nell'ambito di quelle indesiderate. Quindi si creano, diciamo, fondamentalmente dei rischi. Quali sono le metodologie di attacco phishing principali? Truffe attraverso su false fatture, che vengono su false fatture o comunque su fatture che richiedono praticamente del denaro, su esistenti rapporti di debito credito, frodi su commissioni anticipate o su premi vinti, truffe sul pagamento eccessivo, emetto una fattura con un pagamento eccessivo e poi successivamente ti chiedo, mi sono sbagliato, che effettivamente quel rapporto di debito credito non è di valore inferiore. Investimenti ad alto profitto, come parlavamo prima, enti di beneficenza falsi, truffe sul lavoro, ma come oggi se ne sentono ulteriori, truffe da parte dell'Enel, eventuali convocazioni presso l'autorità giudiziaria fantomatica, quindi ce ne sono tantissime. Ci sono anche fenomeni di phishing più qualificanti, che sono le BEC, Business Email Compromise, vi dicevo, l'alterazione di praticamente codici IBAN che vengono inviate, dove fatture vengono inviate presso aziende dicendo guarda che da domani quel rapporto di debito credito pagami su un IBAN diverso, approfittando del fatto che non c'è la persona che dispone, magari autorizza la disposizione di bonifici, approfittando sapendo benissimo qual è nell'organigramma aziendale qual è la persona che invece deve provvedere ad effettuare realmente quei bonifici. Si agisce quindi sulla fragilità emotiva. Perché si agisce sul senso di colpa delle persone? E quindi richiamo l'attenzione di voi come cittadini sul senso di colpa, o comunque sul panico, sulla paura, sull'ignoranza della persona o di particolari strumenti, sulla compassione, su fenomeni di gratitudine e di buoni sentimenti, su eventuali desideri che magari non sono stati mai soddisfatti e che quindi uno, diciamo, viene indotto ad agire, su eventuali forme di autorevolezza. Quello che, diciamo, è qui, come vi dicevo, vi esorto soprattutto a denunciare se dovessero succedere situazioni di questo tipo, che sia nella forma della denuncia o della querela, è fondamentale per, diciamo, la collettività, per capire, diciamo, eventualmente qual è la filiera o comunque cercare di riuscire ad ottenere quegli elementi di dettaglio che poi possono dare origine a un'attività investigativa, magari anche attraverso forme di cooperazione internazionale.
E quindi quali sono azioni di contrasto che si possono verificare? Partiamo dalle aziende, adozione di misure difensive attraverso strategie, attraverso assetti di governo e attraverso investimenti in tecnologie, in risorse, in processi e in formazione soprattutto da parte del personale e da parte, diciamo, di chi utilizza un normale computer. Uno sforzo di cooperazione tra noi, forze dell'ordine, tra le autorità di controllo, tra le autorità finanziarie o comunque le eventuali potenziali vittime. Perché l'obiettivo è cercare di fare consapevolezza, quella che viene chiamata l'awareness, awareness intesa come, diciamo, informazione, come aggiornamento, ma che costituisce anche forme di prevenzione. Se conosciamo, siamo anche in grado di prevenire. E qui quasi termino, più che altro con un messaggio, spero, positivo alla fine, perché ritengo che ci siano anche azioni di contrasto che si stanno verificando e di cui forse si sta parlando poco, a partire dal regolamento DORA, che oramai è entrato in vigore, sulla Digital Operation Resilient Act, e che praticamente disciplina completamente la resilienza operativa del sistema finanziario sui servizi dei rischi IT. Abbiamo da pochi giorni è stato approvato il decreto legislativo 138/2024 che dà origine all'inserimento, all'intervento della NIS 2, tutto ciò che riguarda, diciamo, tutta una strategia che deve essere applicata da parte delle società, da parte delle aziende, per cercare di tutelare i propri beni e, diciamo, soprattutto i big data. Quindi NIS 2 che va a sostituire quella che è oggi la NIS 1, ma abbiamo anche una riorganizzazione sempre di più di competenze da parte dell'ACN, da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, investimenti in piani di formazione del personale per far sì che ci sia attività preventiva in materia di cybersecurity. E nell'ambito della NIS 2, quello che è anche significativo, diciamo che rientra nell'ambito del piano di strategia di cybersicurezza, è l'indicazione dei settori, diciamo, di appartenenza, con quindi non più una classificazione per società, ma una classificazione per settori e per criticità, per infrastrutture critiche. E tra le azioni di contrasto abbiamo la direttiva CER che è già entrata in vigore e il Cyber Resilient Act, senza dimenticare poi in ultimo l'AI Act che è entrato in vigore ad agosto 2024. Quindi è tutta una strategia di cybersicurezza per cercare di far sì che non siamo noi cittadini vittime ineffabili di un sistema, ma contemporaneamente anche riusciamo a cercare di fare prevenzione. E vi lascio con questa ultima slide che riguarda, diciamo, anche qui un rapporto fondamentale: fare sistema, fare rete, ma farla in rete attraverso una forma di cooperazione tra soggetti finanziari, e quindi qui richiamo Banca d'Italia, Certifin, l'ABI, ma anche tra istituzioni, Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato ed altri, e tra i soggetti esterni, anche voi cittadini, e poi infine in modo da cercare di fare cooperazione internazionale utilizzando, diciamo, sempre di più, sarà sicuramente sempre più il vulnus principale, la CN. Io vi ringrazio e passo la parola. Le hanno sempre fatte in altri modi, no? Lo specchietto della macchina piuttosto che
Quindi io credo che la vera prevenzione, vi dico una cosa che a molti non piace, ma visto che è un festival di educazione finanziaria, mi riferisco proprio alle truffe finanziarie generiche o anche alle malversazioni a volte, no? Quando uno la parola non la conosce, la deve evitare. È l'unica raccomandazione che si può fare. Cioè, uno compra una cosa strana perché qualcuno gli ha raccontato una storiella. E io su questo sono cattivo, è stupido. È colpa sua. L'altro sarà abile, truffatore abile, ma è colpa sua. Perché il nostro egoismo di guadagnare di più, di essere più furbi, di fare una cosa intelligente, brillante, ci porta a essere superficiali. Ma se uno compra un derivato, faccio un esempio, ma è la stessa cosa di queste truffe qua, e non sa che cos'è, è stupido. Se vuole comprarlo, si mette lì, studia, capisce, ma non deve andare da uno e gli dice vai, bello, compralo. No, deve capire lui. Perché chiunque ti può imbrogliare, il consulente, la banca, perché poi la banca è fatta di persone, l'agente di assicurazione, chiunque ti può imbrogliare. Può essere anche quello che di solito non imbroglia in un momento di difficoltà, si mette a imbrogliare per scappare con i soldi. Quindi, cioè, il problema è che ciascuno di noi dovrebbe essere così umile di fare solo le cose che capisce. Se so che il coltello lo prendo dalla parte del manico, non lo prendo dalla parte della lama. Se so usare certe funzioni del telefonino, uso quelle, non le altre. Se ricevo un messaggio e non capisco, non rispondo, non tocco. Beh, questo è solo il buon senso, non solo che poi quando si prende troppa familiarità con tutte le cose, alla fine si corrono dei rischi pazzeschi, no? Quindi è quasi banale, ma non esiste una protezione, se no dovremmo fare dei modelli di quello cinese che però più che una protezione è una gabbia, no? Controllano anche secondo uscita di casa e sanno qualsiasi cosa ormai. Ecco, ma dopo che è successo, cosa possiamo fare al di là dell'eventuale opportuna segnalazione alle forze dell'ordine? C'è qualche speranza di recuperare qualcosa? Al di là dello sfogo psicologico, che magari a volte l'associazione dei consumatori non solo assiste alle tentative di recupero, ma a volte secondo me svolge una funzione proprio psicologica, fa sbollire la rabbia ascoltando, che anche il ruolo magari dovrebbe rientrare nei servizi sociali più che guarda. Sì, allora. Effettivamente le associazioni dei consumatori ogni tanto si trovano veramente a sentirsi molto molto impotenti, perché a noi ci capita nei nostri sportelli di fare magari 5 incontri nel pomeriggio con 5 persone diverse e ci troviamo 5 storie diverse a cui riusciamo a dare una soluzione solo parziale e in alcuni casi non riusciamo neanche a dare una soluzione, ma non perché noi non conosciamo gli strumenti del diritto o perché siamo impreparati, ma perché purtroppo non c'è una tutela, nel senso che faccio l'esempio del trading online. Ci capitano pomeriggi in cui 3-4 storie arrivano al nostro sportello, ma sono storie di persone comuni e non parlo di persone vulnerabili, d'anziana, persona malata, eccetera, ma no, di famiglie che hanno magari anche figli piccoli, quindi di persone che sono inserite anche nella nostra società, ma anche di professionisti. Nessuno purtroppo è indenne, cioè questo c'è un mio
nessuno, anche avvocati mi metto, mi inserisco nel numero delle persone che purtroppo ci sono cadute. E ci sono cadute perché? Allora, le ragioni sono sicuramente le più diverse, le più disparate. Ogni storia porta con sé anche delle fragilità, porta con sé dei vissuti, delle esperienze. E in fondo ci sta, spesse volte, anzi sempre, la non conoscenza dello strumento al quale si crede di avvicinarsi, l'eccessiva fiducia, la disattenzione, perché in realtà, ad esempio, parlando del trading online, giungono queste telefonate in un italiano incerto, che è sempre così, in un italiano incerto, a cui seguono poi dei messaggi WhatsApp attraverso anche questi scritti in un italiano assolutamente incerto. E ricordo il caso di un ragazzo che è venuto al nostro sportello e ci aveva detto di aver perso 40.000 euro, anzi non era ancora consapevole del fatto di averli persi, nel senso che aveva ancora la speranza di poterli recuperare. E ci ha raccontato come appunto era stato avvicinato da questa telefonata di una consulente molto gentile, molto affabile, e che gli aveva rappresentato la possibilità appunto di investire i propri soldi attraverso un sistema che poteva essere facilmente gestito dal consumatore, non autonomamente, ma grazie alla consulenza di questa persona. E io gli chiesi: ma scusi, ma ha una prova di queste conversazioni con questa consulente? Ovviamente, essendo anche un avvocato, insomma, cerco di capire se ci possono essere degli strumenti per poter tutelare questa persona. E questa persona davanti a me ha aperto il cellulare e si è messa a cercare su WhatsApp la conversazione. Nel momento in cui ha aperto la conversazione, ho visto l'immagine di questa consulente e ho detto: ma mi scusi, ma lei, ecco, come può pensare che questa sia una consulente? Le sembra una fotografia professionale? C'è veramente ogni tanto un'ingenuità di fondo, ma una fragilità anche emotiva, psicologica, no? Di chi ci cade. E quindi dico, nessuno intende perché? Perché tutti noi ci possiamo trovare a vivere un momento di difficoltà emotiva, di difficoltà, e che ci può rendere molto più vulnerabili. Quindi attenzione, attenzione a non credere a queste storie, a queste rappresentazioni della realtà. Il consumatore adesso ha sempre più la voglia di essere attore, no? Della sua vita. Ritiene di poter scegliere, decidere tutto e di sapere tutto solo facendo una ricerca su Google, ma purtroppo non è così, perché viviamo in un mondo sempre più complesso. Quindi attenzione a tutto questo. Un altro tipo di truffa qual è? Appunto, vi racconto quelle che ci capitano più frequentemente. È proprio quella relativa alle frodi sui conti correnti. Quindi arriva il messaggino sul cellulare. Questo messaggino pare che pervenga proprio da un numero di telefono della banca, anche nostra, dove veniamo avvisati che il nostro conto sarebbe stato in qualche modo violato. E quindi ci viene detto, ci viene scritto, o che verremo contattati dal servizio clienti,
o altrimenti ci viene indicato un link attraverso il quale accedere a un'area riservata per poter impostare le password. Ecco, sentendo magari questa storia, come me la sto raccontando io, tutti rispondiamo a testa e diciamo no, non ci cascherò assolutamente mai. Guardate, ho visto veramente qualsiasi tipo di persona con qualsiasi tipo di preparazione caderci. E purtroppo in quel modo noi veniamo poi invitati a cedere i nostri dati, a comunicare le nostre password. Perché ad esempio questo tipo di truffa riesce in qualche modo a capire il nostro affidamento? Perché spesse volte colui che ci contatta ha sia il nostro nome che il cognome, sia la nostra residenza, che conosce la nostra banca e conosce anche il nostro numero di conto. Quindi c'è stato a monte una violazione dei nostri dati personali che ha permesso ai truffatori di disporre di dati che ci permettono a noi di dire vabbè, questa telefonata quindi sarà una telefonata genuina che proviene da dal mio istituto di credito. E peraltro, quando riceviamo la telefonata, il numero è riconducibile al nostro istituto di credito. Quindi attenzione anche in tutti questi casi, non date mai corso alla conversazione, non date mai i dati, ma fate quello che veniva anche suggerito prima. Quindi chiamate voi, interrompete la comunicazione e se volete accertarvi, non siete sicuri, eccetera, chiamate voi il vostro istituto di credito, chiamate le forze dell'ordine, chiamate le associazioni dei consumatori. Tutto questo vi permette di fare un controllo su quello che vi sta accadendo. Sicuramente se non si tratta di una truffa, vi daranno il tempo per poter effettuare questo ulteriore controllo. Quindi diffidate anche da coloro che vi mettono tanta fretta. Un altro caso che è stato comunque anche richiamato, però veramente vediamo purtroppo tantissime persone che ci denunciano questa fattispecie, è quella di coloro che erano in attesa di ricevere una fattura per una fornitura, ad esempio di serramenti, della caldaia che è stata installata a casa, di lavori da effettuarsi o effettuati presso il nostro immobile, di riqualificazione edilizia, dato che insomma è anche un periodo che con i bonus, no? Ci siamo cimentati molto in questi lavori. Però questa fattura perviene al nostro indirizzo email. La mail che noi riceviamo risulta assolutamente affidabile perché risulta inviata dal venditore o dall'impresa che doveva mandarci la comunicazione. La fattura è un PDF allegato. Apriamo il PDF, non abbiamo motivo di dubitare perché la fattura è su carta intestata della società e procediamo al pagamento. Solo dopo ci accorgiamo che in realtà quel pagamento è stato indirizzato ad un IBAN che non era quello genuino della società che dovevamo pagare. Quali sono le tutele in questi casi? Allora, in quello del trading online, ovviamente la prima cosa da fare è la denuncia querela. Perché? Perché oltre ad aver carpito i nostri risparmi, sono stati carpiti anche i nostri dati personali. Perché solitamente vengono aperti dei conti all'estero, a nostro nome, ci viene richiesta la fotografia della carta d'identità, ma anche un selfie, quindi una foto nostra, per avere i dati biometrici, eccetera, che permettono loro di aprire un conto corrente all'estero. Quindi è importantissimo fare tempestivamente una denuncia. La fase 2 di queste truffe è quella del contatto da parte di uno studio legale. Solitamente sono studi legali che inseriscono di avere la sede a Londra piuttosto che a Milano, quindi grossissimi studi legali che riescono
a ottenere quello che altri studi legali autoctoni non riusciranno mai, quindi a farvi riavere i soldi. Questa è la fase 2 della truffa, nel senso che anche in questo caso verranno richieste delle somme di denaro e i vostri soldi non verranno mai recuperati. Dal punto di vista civilistico, le tutele purtroppo non sono praticabili perché è difficilissimo riuscire ad individuare i truffatori. Le indagini, come veniva ricordato prima, sono indagini molto laboriose, molto complesse e che prevedono appunto dell'acquisizione di dati e di informazioni anche da parte di stati esteri che solitamente hanno difficoltà anche a collaborare. Per quanto riguarda invece le truffe sui conti correnti, in questo caso abbiamo la normativa PSD 1, 2 e siamo in attesa appunto della 3, che sicuramente permetterà di avere una tutela ancora più forte del consumatore. Che cosa dice la normativa? Che in caso di colpa grave e dolo da parte del cliente, la banca non sarà tenuta a rispondere. Quindi nel caso in cui l'operazione, il bonifico, sia stato autorizzato, la banca non sarà tenuta a restituire lei i soldi al cliente. E il tema però dell'autorizzazione è il tema che ha stimolato poi la PSD3 e il regolamento PRS. Sono sempre normative europee che portano appunto a rivoluzionare un po' le regole in questo settore. E quindi in queste situazioni noi ci troviamo con la vittima che si è trovata uso un termine inconsapevolmente, ad autorizzare un'operazione illegittima, nel senso che comunicando i propri dati per quello scopo che era stato dichiarato, quindi andare a ripristinare la sicurezza del nostro conto, in realtà va ad autorizzare un'operazione di prelievo dal proprio conto corrente verso un altro conto corrente che probabilmente dopo pochi giorni o anche istantaneamente verrà chiuso. Quindi in questo caso la banca dirà ma l'operazione è stata autorizzata perché i codici sono stati forniti e quei codici erano esclusivamente a conoscenza del correntista. Quindi anche l'arbitro bancario e finanziario, che è un organismo costituito presso la Banca d'Italia e che è deputato a decidere, a risolvere questi casi, a definire le responsabilità, quindi se c'è una responsabilità della banca perché ha predisposto un sistema vulnerabile per il cliente oppure se c'è una responsabilità del cliente, ultimamente si sta orientando nel andare a non riconoscere in questi casi una responsabilità dell'istituto di credito, proprio perché c'è stata una collaborazione da parte della vittima nella realizzazione di quello che è un fatto di reato. Per quanto riguarda invece l'ultimo caso, quindi il man in the brochure, la mail che perviene alla casella di posta elettronica del consumatore con un file che è stato alterato per quanto riguarda l'indirizzo IBAN, c'è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che va a riconoscere una responsabilità della banca, ma quando? Quando la banca in una fase successiva rispetto all'esecuzione del bonifico non ha collaborato con il beneficiario del bonifico o con chi ha eseguito il bonifico per comunicargli quelli che erano gli estremi dell'identità del conto
del destinatario, dove sono effettivamente andati a finire i soldi. Prima li chiamavo la PSD3. Perché? Perché la PSD3 andrà proprio a incidere su questo specifico aspetto, nel senso che prevederà l'obbligo da parte delle banche di andare a verificare la congruità tra l'IBAN utilizzato per il bonifico e l'effettivo intestatario del conto. Esatto. Quindi questa verifica permetterà almeno in parte di andare ad arginare alcune di queste truffe di cui abbiamo raccontato questa sera. Poi ci sono tante altre novità interessanti, però insomma diciamo che questa è di sicuro rilievo. Quindi ovviamente attenzione, evitiamo di dare corso a telefonate, a messaggini che ci arrivano e affidiamoci sempre a professionisti nel caso in cui dobbiamo gestire i nostri risparmi. Grazie a tutti per la pazienza, dato l'orario, speriamo di vederci in un'altra occasione.